Proprio lisci, tranquilli, senza fare noi. Tanto noi siamo una certa missione underground. Ma dove sei? Radio, DJ. One nation, one station. Allora, questo ok. Andiamo qui. Quanto manca, Paolo? Oh, vabbè, lo so. Com'è la voce? Yo. L'ordine chiamiamo Linus Alba. Poi chiamiamo Gino Paoli a questi numeri. Allora, Morgan, c'ho anch'io il numero e lo conosco pure. Mi se sì, magari faccio i numeri. Non ho ancora richiamato. Ah, sono gli ospiti stasera? Perché sì. Io cerco i testimonial per la mia campagna per non chiudere le discoteche mai più. Ah, a nessun okay. Orario. Ah, ok. Siccome Giovannardi si è trovato i suoi, no? La cucinotta. Tu ti trovi i tuoi. Io mi cerco i miei. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Basta. Due a mezz'ora. Eh? Due a mezz'ora. Gino Paoli mi hai detto a questi numeri? Sì, o casa o cellulare. E la moglie Paola risponde al secondo. Allora, il primo disco è 5 o'clock in the morning. 5 o'clock in the morning? Certo. No, per pregare per il culo. Minimo, cominciamo a trattare su una base delle 5, come chiusura. Benny Benassi, ti do il numero. Che fa sempre il suo bel effetto. Non so perché, però. Buonasera a tutti, bentornati a Radio DJ per COCCO. Claudio Coccoluto in diretta per voi. COCCO inizia il suo corso di 1:30 di musica mixata di solo vinile, solo live. Una volta dicevamo solo cashmere, però si sta avvicinando la primavera. Dovremmo trovare forse solo seta. Solo lino. La seta è calda. Quella che avete sentito è Monica, che se ne intende moltissimo di web, pochissimo di stoffe. Nell'acquario della regia c'è Paolino Rossato che ride. Che te ridi? Ah, ho capito, ma tu inizi ridendo. Già, come dire, togli autorità al programma. Vai. Allora, numero degli sms 347-342-5220 per le mail diretta a dj.it. Sei CEO. Di fatto non ho mai preso una decisione, da oggi faccio il DJ. È stato un percorso lungo, piacerebbe dire naturale, ma questa parola non ha senso, questo aggettivo. Diciamo che è stato graduale, sicuramente graduale, perché comunque era la risposta alla mia passione per la musica e a certe mie timidezze, per cui io mi trovavo bene, specialmente nei piccoli party da adolescenti, a occupare un ruolo attivo nel cambiare i dischi. Mi riparava un po' dai rapporti sociali che iniziavo a sviluppare, e quindi era un angolo protetto. Thank you.
passione per la musica è sempre la stessa. Cioè, io da quando ho scoperto che esistevano i dischi non li ho mai più abbandonati, nel senso che sono veramente la costante assoluta della mia vita. Diventare DJ è una cosa che da un punto di vista tecnico è maturata molto più avanti, nel momento in cui ho avuto anche la dimensione della possibilità di guadagno e facendo due calcoli ho deciso di inventare una mia vita professionale o comunque un'avventura professionale su questo lavoro. Ho investito sul lavoro di DJ. Bisogna cercare una data, un momento. Questo è successo nell'86, quando Marco Trani, un DJ romano, ma soprattutto di fama, uno dei primi DJ italiani di fama nazionale, veramente nazionale, mi propose di dividere la cabina dell'Isteria di Roma con lui e io accettai contro ogni logica, perché ero un universitario che doveva andare a seguire le lezioni. E quindi non era possibile matematicamente fare 6 sere a settimana disc jockey, live jockey, perché poi fare il secondo voleva dire avere quello e quell'altro, fare quello e quell'altro. E morale della favola, dall'86 sono andato da mio padre e gli ho detto: io avrei scelto di fare il disc jockey con tutte le conseguenze del caso. Io e mio padre non abbiamo più parlato di quella scelta, cioè si è data per scontata e quindi non è stata più messa in discussione neanche dal punto di vista a posteriori. Però credo che la risposta sia il fatto che stia lì a ritagliare i giornali che parlano di me. È chiaro che quel tipo di orgoglio credo che ci sia assolutamente, credo che ci sia un rapporto di stima rispetto a quello che ho potuto fare, che per lui, e questo lo immagino, sarà, penso che sia anche una sorta di rivincita del fatto che le sue velleità artistiche lui non ha potuto seguirle e probabilmente io ho riscattato questa cosa. Il signor Giovannardi, ministro della Repubblica, ancora una volta si accanisce contro i club e contro la gente che balla. Vuol costringere tutti a dormire alle 3 del mattino d'inverno, alle 4 del mattino d'estate.
La mia considerazione è solo questa: perché un paese civile che produce deve avere una norma restrittiva che riguarda il divertimento, che non è una parte minore della dignità delle persone, anzi forse è una parte complementare, è ugualmente importante a quella lavorativa, produttiva, seriosa, diciamo, del giorno. Io rivendico che la notte abbia la stessa importanza del giorno. Comunque, fatto sta che io, mentre misso il mio vinile, come al solito, live manualmente dagli studi di Radio DJ, cercherò i miei personali testimonial tra amici e parenti che vorranno testimoniare per una campagna che dica no alla chiusura delle discoteche, ma no alle 3, no alle 4, mai. Io non voglio che chiudano mai le discoteche. Forse stasera è la prima volta che Paola, mia moglie, mi ascolta. Vi ho sempre raccontato la storia, no? Che a Cassino, dove abito, non c'è il segnale, va bene? Allora, ho insegnato a Paola, finalmente, a collegarsi in streaming, quindi per la prima volta mi ascolta e ti mando un bacione enorme. Mi fa piacere, per vera par condicio, non quella di porta a porta, di dare voce a chi non è d'accordo. Per esempio, Anna da Genova dice che bisogna cambiare il comportamento dei giovani a proposito di pasticche e droghe varie. Io sono assolutamente d'accordo, ma questo fa parte della capacità di informare e di educare di uno Stato e non di vietare e di creare recinti, paletti, ghetti. Con professori, con l'istituzione stessa universitaria è stata drammatica, cioè nel senso che probabilmente io ero provenendo da una cultura di liceo scientifico di Gaeta, dove la nostra visione, il nostro immaginario era il mio e quello dei miei amici, quello di vivere in California e non sul litorale sud Bontino. I nostri punti di riferimento culturali erano Mercoledì da Leoni, Animal House e American Graffiti. Noi eravamo convinti di essere dei surfisti prestati alla vita degli anni Ottanta. Quindi andare a scuola aveva proprio il suo fascino goliardico. Io non ho mai fatto un giorno di sega a scuola perché io come mi divertivo a scuola non mi sono divertito mai in nessun altro posto. Eravamo californiani senza California e per cui per fare il surf ci arrangiavamo con le tavole da windsurf. E l'antisdrucciolo ci procurava delle abrasioni pazzesche che però non ci facevano desistere da buttarci in acqua a febbraio, a settembre, per identificarci con i nostri eroi che guardavamo sullo schermo.
sfuggire l'ovvio per me è, se si potesse trasformarla in un simbolo, sarebbe la bandiera della mia vita. Io odio ripetermi. Io, se sto dicendo una cosa che ho già detto, la devo dire con altre parole. Con le stesse parole non sarei capace mai. Se sfoglio un topolino che ho letto da piccolo, lo riconosco e lo devo mettere da parte perché l'ho già letto. E è una sorta di condanna, perché da un punto di vista utilitaristico certe volte è meglio il contrario. Però questo, dal punto di vista di essere un DJ, quindi un ricercatore musicale, mi costringe a cercare il nuovo sempre. Allora, che potremmo fare tutto la prossima volta? Questo qual è? No, quello che ti dicevo io, che se tu riesci a arrivare prima, Claudio, qual è? Al telefono abbiamo il mio direttore. Cioè, io credo che sia veramente una follia, semplicemente una cosa, pensare di poter cambiare i costumi della gente attraverso un decreto legge. Il ministro Giovannardi ha preso questa questione come fosse una questione personale, sì, adduceva come motivo principale l'abbattimento delle morti del sabato sera, cosa che è stata drasticamente cancellata come voce dal dizionario, dalla patente a punti, certo, con l'annuncio trionfale di un altro ministro del governo, che è Lunardi. Tentativo di Giovannardi io credo che sia molto più meschino, nel senso che qui non c'è l'intenzione di fare qualcosa per i diretti interessati, che sono i ragazzi che il sabato sera potrebbero anche, appunto, molto spesso essere le vittime di questi incidenti, di questi meccanismi, ma è il tentativo di arruffianarsi quelli che poi portano, guarda, i voti, che sono i genitori. Allora, no? Io, Linus, dichiaro la mia adorazione per la tua intelligenza. Style is very Ibiza, so for Goa it had a big different effect. It's not the same. He adds a great atmosphere to the club. He's been DJing for a lot of years now, and you can see that he's been DJing for a lot of years. You know, the way he DJs is he's very strong. He comes across in great ways throughout his music. But then again, he can sometimes play where it's another style. He plays to how he feels on the day, you know? He's very natural how he plays. Same with a lot of DJs, but some DJs just organize one set and they do it like that. For me, that's how I think that Claudio's become a very well-known DJ, you know, really famous, you know? But he's the top. Thank you.
Nel contesto della musica da ballo, la musica che metto è la musica che mi piace. Cioè, è chiaro che quando parliamo di piacere di quello che si fa, di quello che si mette, parliamo di contestualizzarlo al club, è al fine che ha la musica da ballo, cioè far ballare. Allora, becchiamo subito Britti. Ah, dicevo che il disco è molto bello, ma la copertina è ancora più bella. E siccome di copertine belle se ne vedono poche, piacerebbe tanto farvela vedere, ma questo non è, forse con le webcam. Buonasera Gino Paoli. Buonasera. A parte che ogni tipo di imposizione mi sembra scorretta, vuol dire non conoscere il mondo dei giovani, il mondo dei night, delle discoteche, eccetera. Infatti non conoscere il mondo dei giovani che escono, esatto, a una certa ora e andrebbero in giro comunque fuori dai locali invece che nei locali, forse combinando molti più casini che non stando dentro il locale. Sembra che ci sia molto poco buonsenso e molta poca competenza. Basterebbe fare in modo che ci fosse più controllo dentro nei locali, che ci fosse più controllo all'uscita dei locali. In America un barista che dà troppo da bere a qualcuno che poi si fa male viene coinvolto in una accusa. È successo? Ancora per questo sono passato questa sera. Ma vuoi smettere tu? Già mi ha rotto il castello. Io vado in studio, fate inglese, fate bravo. Guarda, guarda Sissio. Guardate. I miei amici compravano le macchine, io compravo le moto. Io comprai un campionatore che costò 17.000 dollari quando il dollaro valeva 1.000 lire. Ed era una cifra sproporzionata. Credo che a quell'epoca ci si comprava una macchina di medio-alto prezzo. Mio padre non seppe mai niente, mi chiedeva che cos'era la pianola e io gli dicevo no. Poi quando lo scoprì successe un disastro. Però il campionatore mi permise di andare in giro a fare dei remix volanti di brani musicali noti. Mettimi tutto il gruppo. C'è solo questo. Io mi stufavo a mettere sempre la stessa versione, lo stesso disco. Selezionando dei segmenti sui tasti, io rimissavo al volo, in diretta, il brano di Talk Talk. La gente mi chiedeva, ma dov'è che infili i dischi? E io gli dicevo, no, non infilo niente, qui c'è la memoria non capiva. Una premessa, il famoso campionatore di cui parlavo, ne arrivarono tre in Italia, uno lo comprò Battisti, uno lo comprò Pino Daniele, il terzo lo comprai io a cambiare.
basso sta, è basso 48.1. L'unica cosa che mi diede, continuò a dare fiducia, è l'arrivo dall'America dei primi dischi house. Cioè qualcuno stava facendo e stava mettendo sul vinile quello che io immaginavo stesse, potesse succedere. Perché erano sfacciatamente simili alle mie piccole cose, alle mie basette musicali. È chiaro che con questo, in queste circostanze io l'house non l'ho abbracciata, l'aspettavo prima che arrivasse. I primi dischi house sono stati una liberazione da un punto di vista artistico. È chiaro che subito ci ho creduto e subito l'ho programmata con forza. Ancora giù, non mi sono ancora abituato. Neanch'io, è fantastico. Ciao, ciao. Passione per la musica, pian piano mi portava a fare degli step del tipo festa con gli amici, piccola radio pirata dell'epoca che apriva nella mia zona, che io mi presentavo perché essendo un compratore di dischi, quindi potevo anche proporli, a differenza di molti altri che non li avevano, non avevano la passione di spendere soldi in vinile, in dischi. Vabbè, io faccio finta di sapere. Questi sono gli SMS. Minchia. Andiamo bene? Claudio Coccoluto in studio con Paolino e Monica, ma soprattutto Albertino al telefono. Per me rappresenta un luogo importante di aggregazione, anche un posto dove molta gente trova occupazione e quindi è un posto anche dal punto di vista professionale molto importante. Se un ragazzo è maleducato in qualsiasi nel senso lato, cioè nel senso che ama viaggiare con una macchina veloce, si porta una cassetta di birra, se le beve tutte, ha avuto una cattiva educazione dalla propria famiglia, è un idiota, è un coglione, quello rimane indipendentemente da che ora chiudiamo i posti dove uno può incontrare altri ragazzi. We'll be right back.
momento topico, tra virgolette, è stato ascoltare un nastro di un DJ, anzi di tre DJ in tutto, perché mi portarono dei miei amici da Rimini, un nastro della Baia degli Angeli, dove c'era una session di Mozart e una session di Baldelli. E io, ascoltando questo putpourri che passava da James Brown ai Kraftwerk a cose mai sentite prima, che comunque avevano l'unico filologico dell'emotività, di una sinusoide emotiva che si sviluppava come in un film, come una colonna sonora di un film, però attraverso, dove il movente era far ballare. In questa cosa ho cominciato a capire che il DJ, cioè questo manipolatore di suoni di altri, che con la sua azione sui piatti, specialmente sui piatti, riusciva a creare una terza cosa, che era il messaggio, cioè il prodotto di due cose ben definite. E attraverso la manipolazione di che genere? La velocità, per esempio, la velocità dei dischi. E lì ho realizzato che il DJ non era il DJ importato dalla tradizione americana, il DJ della disco music, il DJ dello studio 54, il DJ della febbre del sabato sera, ma era qualcosa di più. Il DJ moderno era un musicista che interpretava la musica come materiale sonoro, la propria arte, mi si passi la parola grossa, magari con la A minuscola, con la manipolazione quasi artigianale. Pedalare dritti verso il cuore della notte con Sio 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 Claudio Concoluto con Pallino Rossato. Devo sentire presente l'arciere, che gli dico? Lo dice, sì. Oppure facciamo dritti. Facciamo dritti. No, teniamocelo fine del blocco. Britti. Adesso facciamo grillini tra 5 minuti. Okay. Io continuo a insinuare, forse sarò un pochino in malafede, che c'è un disegno politico che mira a un voto magari di una fascia di età che la notte non la fruisce più e di cui non gli interessa più niente. E magari si terrebbe pure a casa figli e nipoti. I nostri nonnetti, insomma. C'è qualcuno? Ciao. Sto impazzendo. Che è successo? Spariti tutti? Sì. Sì. Tanto, sono i 5 metri. Claudio, grazie per aver deliziato le nostre orecchie. Senti, io cerco qualcuno che mi dia il concubus e mi mandi a casa, che mi faccio le mie, così forse, dunque, 6, 5 e mezza, 4, 9, dai, 9 e mezza sto a casa, se Dio vuole. Ma dove devi andare? Vado a Roma, dritto. Parti da qua? E cerchi l'autista? No, c'ho tutto. Perché venivi? Alle 10 parto per... Ti offrivi, lo so. I vita!
signora. Ciao. 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 Aspetto per quello. Va bene. Ciao. Io non ho un tempo del sonno, io ho delle fasi. Chiunque vive di notte sa esattamente cosa dico. Non sei, non può essere abitudinario, per cui tutto quello che fai è dettato da una specie di istinto, una regolazione interna che devi interpretare. Ciao, grazie, buonanotte. Insomma, se adesso andassi a letto guarderei il soffitto, non riuscirei a dormire per nulla al mondo, perché c'è l'adrenalina della serata, un po' di... non so spiegare, comunque è un ritmo così, quindi preferisco viaggiare adesso, oltretutto si viaggia meglio. Non sto guidando perché mi hanno ritirato la patente, purtroppo, e niente, io non mi abituo a stare nel posto del passeggero, e ho guidato tantissimo nella mia vita, ho calcolato milioni e milioni di chilometri. E guidare comunque mi manca, una specie di momento topico del mio pensare, cioè il momento in cui io comunque riesco automaticamente a guidare e allo stesso momento estraniarmi e pensare. È il mio modo di vivere la notte, il viaggio, questo lavoro. Non mi fermerei mai qua in albergo 4-5 stelle perché sono stanco. Io non sono stanco adesso. Io se avessi potuto avrei continuato a suonare. Siccome questo in Italia non è possibile, forse è anche giusto che sia così, perché 5:30 è un orario più che onesto per smettere. Franco Grillini, buonasera. Presidente dell'Arci Gay. So che sei stato sempre, sempre, sempre in prima fila. Fare una normativa di questo tipo, quando in tutto il mondo c'è uno stile di vita per cui la gente arriva a ballare a mezzanotte l'una e comincia a ballare appunto verso l'una e mezza, le due, dire che alle due comincia a spegnermi la musica, significa chiudere le discoteche e chiudere le sale da ballo. E significa che quelle discoteche, quelle sale da ballo che riducono e poi spengono la musica, spingeranno i ragazzi in posti dove sarà possibile andare a ballare semplicemente comunicando con gli SMS, perché poi molti politici pensano ancora che la gente viva l'età della pietra e non utilizzi le tecnologie e non utilizzi le alternative. Io ho cercato di spiegare in tutti i modi ai miei colleghi, che evidentemente non sanno cosa sono i giovani, non sanno cosa sono i locali da ballo, che se uno vuole star fuori fino alla mattina, magari dopo aver lavorato per una settimana duramente in posti di lavoro che non sono il massimo della vita, io ho detto: ma voi pensate alla gente che fa, che ne so, l'operatore in un call center, il commesso, il cassiere in un supermercato, il meccanico, ma pure gli dovete rompere le scatole anche alla fine della settimana, quando decide di andarsi a divertire e di trascorrere come gli pare anche tutta la notte. Allora, questa persona che si vede spegnere la musica magari nella sua discoteca preferita cercherà altri modi per divertirsi, e sicuramente saranno infinitamente più pericolosi, magari anche meno legali, che non stare nella propria discoteca preferita. Quindi siamo di fronte alla follia allo stato puro. Un saluto spontaneo a Daniela, e poi? Poi a Elsa. Dai, me la fai così. Non c'è neanche il gomito. No, non c'è ripreso. Ora vai. Con me? Dai, fammi una foto. Scusami. Comunque c'è l'obiettivo sport. Anche simpatico, tra l'altro.
Perché che ti pensi? Ma dove vai? A che ora vai? Ma non mi vuoi dare un CD per mio Non faccio il CD, giuro non li faccio. Giuro che non li faccio. Se l'avessi avuto non mi costava niente. Non c'è che ora è, perché se non arriviamo prima. Ma noi verso le 3 siamo là. Grazie. Ciao ragazzi. Ale. Pronto Ale. No, me vado. Ah, oltretutto domani c'è il. Chi è? Faccio salutare mio padre. Madonna! Sto con Claudio Coccoluto, mo te lo faccio salutare un attimo. Hai capito? Sto con Claudio Coccoluto, te lo faccio salutare un attimo. No, ciao. Anche perché ormai lo sa tutto il Vico. Stefan. Stefan, come stai? Non ti sente bene. Ho incontrato qua tua sorella? Tua sorella? Sì, sì, sì. E mi sta massacrando, ma voleva il CD per te che purtroppo non ho. E vabbè, dai. Ti ringrazio. Tanto ci vediamo con il mio fan club, ok? Oppure al 31 ottobre al Peter, come ti pare? Come ti pare? Farò male. Andate. Senti Stefano, ti abbraccio e ci vediamo presto. Poi dimmelo che abbiamo parlato a tempo. Allora, me lo vendi questo? Bastardo. No, questo no. Se vuoi prendi uno te lo regalo anche. Ma no, no. Ciao, Carlo. Come se avessi accettato? No, per carità. Non è il mio genere, più che altro. Questo è fantastico. Ma dove li compri? A Tibet, questo. Dove? Tibet. Ah, sono tibetani veri? Sì. Allora, ciò ci tieni anche... Ma come te li procuri? Come te li procuri? Vado là. Vai in Tibet a prenderlo? Certo. Kathmandu, no? Sì. Madonna che bello, lo sai che io ci vorrei andare? Vai là, vai giù al negozietto, c'è un negozietto forse di... Ce l'ha qualcosa ancora? Sì, siamo insieme, c'è il mio amico. Ah, che... sì. Dico che mi mandi tu. Sì, sì, va bene, perfetto. Faccio un passaggio dopo cena. Va bene. Ce li ha ancora questi? Sì, sì, va bene. Quanto costa, tanto? Ti ha detto sì. 300 euro, tutto argento però. Ciao caro. Ibiza è di sicuro, è senz'altro un incrocio energetico, per usare una definizione di chi parla bene e di chi impasta suggestioni orientali nei propri discorsi. E lo è per un motivo che razionalmente mi sfugge, perché io vengo qua da sempre e comunque rinnovo questo rapporto energetico con un posto che, essendo internazionale, cosmopolita, richiama gente molto diversa, quindi con dei canoni di divertimento, di abbigliamento, di visioni della notte e del divertimento notturno molto diversa, li richiama e li accumula. È chiaro che non c'è niente di meglio per un disc jockey che un palcoscenico come questo. Ed è chiaro che il successo delle discoteche di Ibiza sia un successo indotto da questa serie di motivi che ci sta intorno, che probabilmente sono storici, perché più o meno succedeva la stessa cosa durante gli anni 70 nel movimento hippie. Quindi c'è qualcosa di energetico, c'è qualcosa al di là del marketing, al di là delle scelte imprenditoriali.
e c'è sicuramente qualcosa che ha accomunato o accomunabile con la musica, perché comunque la musica è stato sempre il filo conduttore e la motivazione di questo tantam spontaneo. Tutte le opinioni e le iniziative di cui abbiamo parlato stasera. Bene. E quindi insomma diciamo che è andato a buon fine. Giustamente Monica mi segnala forse il più bel sms che è arrivato questa sera. Salve, io sono un futuro prete e sono sicuro che il problema si risolverà non quando chiuderanno prima le discoteche, ma quando i giovani capiranno il senso della vita. Grazie. Sto facendo un po' il politico, troppo? Cioè, non mi sembrava il caso di missare i dischi stasera, no? Sei d'accordo? Vabbè, sto andando liscio? Vado bene? Grande, ok, grazie. Io avrei scelto come mio testimonial personale Alex Britti, che è al telefono. Resto perplesso. Secondo me proibire vuol dire sempre aver fallito. Bravo. Perché se proibisci vuol dire che non sei stato capace di spiegarti. Andare in discoteca vuol dire andare via dal quartiere e quindi vuol dire anche andare via invece da quel tipo di cultura che purtroppo spesso rovina in un modo anche peggiore. E soprattutto fanno da agglomerato, quindi da punto di concentrazione dove scambiare idee. Non so, io ora ho vissuto un po' di anni in Olanda, in Germania, in Francia, ho conosciuto altri stati, però sono sempre Europa, no? E quando noi più ci avviciniamo all'Europa in un certo senso, magari invece più ci allontaniamo con certe... E infatti questa è la cosa che lascia molto... Però magari non so, sono io che non le capisco, non lo so. La velocità degli spostamenti ti dà modo di essere in una settimana in 3-4 posti diversi dell'Europa e in quel momento storico, cioè precisamente in quella settimana, tu riesci a percepire come la pensano a Madrid, come a Londra, come a Roma e come a Ibiza. E credo che questo valore, e poi lo percepisci dalla gente, non lo percepisci dall'aria, perché il rapporto energetico e comunicativo è con la gente che c'hai davanti. Ed è questo il patrimonio che ha il DJ, che interessa e che intriga, secondo me, i media, le aziende, il marketing. Perché tu sei testimone diretto e credibile, quindi non un intruso, ma uno che è dentro, di un qualche fenomeno sociale o comunque di un qualche trend. Nella scena dei club viene percepito l'umore da moltissimi creativi. È l'incontro, scontro e confronto di tante generazioni e di tante persone che amano la notte, quindi hanno anche un valore aggiunto di creatività, di personalità. Alla fine ce l'abbiamo. No, c'è, no, a parte gli scherzi, abbiamo fatto due gol di Alessandro. C'è Matteo Pitton, gli dobbiamo lasciare 24.000 euro. Gli pigliamo delle magliette, va bene? Poi ce le rimettiamo tra 3-4 anni con comodo. Abbiamo passo, ciao. Oh. Eh? Sì, l'ha letto. Hai letto, dice me. Sì. La prospettiva di uno che ama la notte e che ama vivere di notte normalmente è quella di dilatare il tempo. Ho bisogno di più tempo. Non posso vivere solo la mia vita diurna, fatta di
lavoro, società, problemi, non problemi, politica, quello che sia. Ma devo rubare ancora tempo al sonno perché ho bisogno di vivere ancora più intensamente. Voglio vivere anche aspetti laterali o che altri considerano laterali. Scusa me. La vita notturna, secondo me, è fondamentalmente, questo non si dice mai, e si ha forse paura di dirlo, è più intensa, è più reale, e per questo motivo fa paura a chi vive di giorno. Ecco perché, secondo me, i locali, le discoteche, cioè, ma tutto ciò che ha la propria essenza nelle ore notturne, fa paura ai bacchettoni, ai verbenisti, alle persone che vivendo di giorno con strutture mentali molto rigide, secondo me invidiano chi si prende la libertà di dormire meno. Il club è lo specchio della società, è un microcosmo che rispecchia esattamente quello che succede al di fuori del club di notte, di giorno e di pomeriggio. L'unica cosa che cambia è l'intensità delle cose che succedono nel club, le cose succedono più intensamente e per questo secondo me una persona che non è strutturata a vivere la vita intensamente ne ha paura come tutti quelli, l'operazione è psicologicamente più semplice per una persona che ha paura è demonizzare. Il Cocco Remix, no, il CEO Remix, il primo della storia, è quello che ascolterete per un tot di trasmissione a venire, è The Team from the Shark, cioè lo squalo rimissato alla maniera nostra. Monica mi segnala forse il più bel sms che è arrivato questa sera. Salve, io sono un futuro prete e sono sicuro che il problema si risolverà non quando chiuderanno prima le discoteche, ma quando i giovani capiranno il senso della vita. Grazie. Ti trattengono finché non ti passa. Buona idea, è un'iniziativa privata che ovviamente incide sul sociale. Io spero che i giovani italiani, ma giovani è riduttivo, ma tutti coloro che amano la notte non abbiano bisogno né di paletti, né di steccati, né di norme. Quanto costa?
Allora, credo che possiamo dire di aver finito. Ancora vi ringrazio, vi ho ringraziato tantissimo e spero di poterlo fare ancora molto, soprattutto per la musica che riuscirò a mettere dalle 3 di notte in poi. Senti un po', siamo sempre senza soldi a te, eh? Io faccio per te. È per me. No. Mezz'ora in più sarebbe. Ti prendo il corso, dietro. Ale, guarda la gente, sono proprio famiglie, ammazzate, gioventù, fine agosto fine. È che la fine dell'estate comunque c'ha un sapore di ricomincia l'inverno, torna a lavorare, quindi la gente non si diverte come nel pieno dell'estate. Ah, rimane un po' così. Comunque, dignitosa. Il problema è sempre capire se abbiamo sprecato tempo o abbiamo guadagnato tempo a farla stasera. Chi può dirlo? Secondo me abbiamo guadagnato qualcosina. Comunque, che si impara, abbiamo visto st'alba, bellissimo. Cielo settembrino, bello terzo, pulito. Fare un'operazione per sottrazione, voglio arrivare a semplificare i moduli in maniera sintetica e quindi a far scoprire anche a un musicista preparatissimo l'efficacia di un suono, di una nota, di una serie di note semplici che però possono avere un effetto emotivo enorme, perché questo è quello che io so fare e che devo trasmettere a loro. Quindi se io diventassi ipoteticamente il direttore di questa orchestra, la musica sarebbe una musica che appartiene alla dance concettualmente, come moduli, come riferimenti ritmici, come riferimenti e schemi melodici. Però non mi porrei nessun limite sul punto d'arrivo. Allora, io spero, è chiaramente utopica. È chiaramente un desiderio, però io voglio iniziare da là, con questo obiettivo. Londra, Roma, Milano, le discoteche. Are you coming to an amazing tonight? Le notti. Mi hanno portato a Ibiza per essere una stella della notte. Le donne. When I'm on stage, I kind of switched into being a different kind of person in a way. I DJ. Il DJ è un cavo di corrente che si attacca tra la gente e la musica.
You have to be quite nerdy to be a good DJ. Più insensibile sei, più ignorante sei, più sei funzionale al sistema. Le cose che ti piacciono subito sono quelle meno importanti. I miei non mi hanno mai, mai, mai rotto le palle rispetto alla mia scelta di lavoro. DJ Street, dal 1 al 10 settembre, a partire dalle 20:45. Il musicista considera il disc jockey uno sfigato. Solo su Calcio.